Stamattina stavo facendo colazione quando mi è venuto un dubbio. È possibile salvaguardare le proprie canzoni dalle grinfie delle multinazionali? Scopriamolo insieme. Diciamoci la verità, nonostante aver scritto melodie e colonne sonore memorabili, la fama di Martin O'Donnell è confinata all'interno dell'universo di Halo. Anche tu che mi stai ascoltando, dimmi la verità. Hai mai avuto un Xbox? No. Hai mai giocato ad Halo nell'era di Bungie? Mm-mm. Allora non hai la minima idea di chi Martin O'Donnell sia. Permettimi di aiutare. Forza, anche tu sei su internet, anche tu conosci i memini, quindi sicuramente avrai già sentito questo brano. Martin è inoltre il compositore di questo capolavoro. Martin O'Donnell è un compositore, nasce nel 1955 in America, dove nel college incontra anche Michael Salvatori, un altro nome leggendario per la colonna sonora di Halo. Erano entrambi musicisti e compositori, e l'unica differenza è che Michael possedeva anche un piccolo studio, così quando Martin ricevette il primo incarico dalla Bungie, propose a Michael di dividerselo così da poter utilizzare il suo equipaggiamento. Danno vita così alla loro società di produzione audio, Total Audio, con la quale scriveranno jingle e suoni per svariate campagne pubblicitarie in America. Passiamo subito alla parte interessante. La colonna sonora che hanno scritto per il loro primo videogioco, Myth 2 Soul Blighter, ci permette di trovare al suo interno una serie di chicche, di idee musicali ancora acerbe, che ritroveremo poi completamente sviluppate all'interno della saga di Halo. Tra queste, addirittura, persino il tema principale. Prima però di farvi sentire gli esempi, vi fornisco una preziosissima chiave di lettura fornita proprio da Martin e Michael stessi all'interno di una loro intervista. I write the good ones. Oh. He writes the kind of like throwaway ones. Yeah, yeah. I have my own version of that. Of course he does. I think I make Marty's music more accessible. I think he makes mine more interesting. Oh. That's an interesting way to put it. Martin dice di rendere più interessanti le composizioni di Michael e di essere solitamente l'uomo dietro al pianoforte. Michael, a sua volta, dice di rendere più alla portata di tutti le canzoni di Martin ed essere solitamente dietro le parti di percussioni e roccheggianti. When we bounce stuff off each other, I think what we end up coming up with at the end is better than we would have had if we had done it alone. I can verify that by the success of all the video games I've scored by myself. Grazie a questo nuovo punto di vista è facilissimo capire chi è dietro cosa alla soundtrack di Halo. Adesso vi faccio sentire tutti gli esempi che ho trovato. Sì, mi piace indossare il bianco sullo sfondo bianco. C'è qualche problema? Into the Breach è uguale, un po' più lento, a Gun Pointed at the Head of the Universe. Nell'epilogo di Myth 2 è presente la melodia di Halo. Nell'epilogo c'è anche un richiamo alla Warthog Run di Halo 3. Thank you.
Heirs of Grief è uguale alla Covenant Dance. Gate of the Storm presenta lo stesso synth, le stesse vibe di Undercover of Night. If you hear piano, that's usually me, but there are other really popular piano things that weren't me, they were Mike. And Mike, he's told me this, so I'm not sure it's true, but sometimes he's like, what would Marty do? So he goes to the piano and he does something, and I'm like, doggone it, I would have done that. But then, and Mike tends to be sort of the big percussion guy, and good solid rock feels, and every once in a while you'll hear something, and actually I did that. Yeah, you're in my house, man. Ehi, prima che qualcuno borbotti qualcosa, Martin O'Donnell e Michael Salvatori erano dipendenti Bungie sia durante Myth 2 sia durante Halo, quindi i CEO sapevano di questi richiami alle loro vecchie melodie. Myth 2 è stato un giochino dal calibro totalmente diverso rispetto al leggendario cult di Halo 1. Per questo motivo è assolutamente comprensibile aver riutilizzato temi e melodie sulle quali poteva star certo che funzionassero. Insomma, tutti in casa Bungie, Martin compreso, sapevano quanto in alto stavano puntando. Microsoft, la loro casa editrice, voleva che questa serie, esclusiva Xbox, diventasse un classico assoluto. Quelli che seguono al rilascio di Halo 1 sono anni di assoluta gloria per Martin O'Donnell e per la Bungie, la quale decide di rimanere sotto l'ala della Microsoft. La casa sforna titoli di assoluta qualità accompagnati da colonne sonore leggendarie. Nel frattempo il Jim Bro di Martin, Michael Salvatori, collabora alla creazione della colonna sonora di Halo, ma si dedica principalmente alla gestione del loro studio Total Audio. In questo periodo di assoluto successo, Martin può vantare collaborazioni con artisti di fama mondiale, tra cui Steve Vai. Quindi, se le cose stavano andando così bene, cos'è successo che ha rovinato così tanto i rapporti, arrivando addirittura al licenziamento del compositore in tronco? Il fulcro del problema sta nel passaggio di Bungie da Microsoft a Sony. Dobbiamo renderci conto che Bungie, ai tempi, era una piccolissima casa di sviluppo americana alla quale era stata assegnata il folle compito di creare un'esclusiva leggendaria per Xbox, la quale, riuscendoci, è riuscita ad espandersi sempre di più fino ad arrivare a quella che possiamo definire una sorta di indipendenza. In poche parole, Bungie è diventato un adulto. Sentivano quindi, dopo il loro grande ultimo successo, Halo Reach, di poter voltare pagina, nonostante le comprensibili richieste da parte di Microsoft. Bungie! Grandissima! Come stai? Senti, ho provato a chiamarti ieri un paio di volte, ma non mi hai risposto. Ah, era impegnata.
Ma senti, ma allora quest'anno che si fa? Allo 43! No? Non hai più voglia? Ma che intendi? Vuoi fare Halo Wars 15? Pronto? Bungie! Oh, pronto! Decisero così di abbandonare l'esclusività concessa a Microsoft lavorando sotto Sony, creando quindi titoli multipiattaforma. Nel 2010 viene chiesto a Martin O'Donnell e Michael Salvatori di scrivere quello che potrebbe essere definito come pilastro musicale, insomma un'idea di colonna sonora per un nuovo videogioco futuristico ancora in fase di progettazione, Destiny. Questa composizione servirà come sorta di linea guida, come ispirazione in una fase più avanzata nel gioco e sarà rilasciata in anteprima sotto forma di vinile. Il cugino di un dipendente Bungie, inoltre, si avvicina a Martin O'Donnell e gli dice: oh, io conosco un amico musicista abbastanza bravino, ci lavoreresti insieme, si chiama Paul McCartney. Sì. Martin O'Donnell, Michael Salvatori e Paul McCartney danno vita, dopo 2 anni di duro lavoro, a una sinfonia corale formata da 8 movimenti, dalla durata di circa 1 ora, che prende il nome di Music of the Spheres, musica delle sfere. Ui boh, c'è solo un problemino, non serve più! In questi 2 anni di sviluppo, Bungie ha inoltre instaurato una collaborazione per lo sviluppo del videogioco Destiny. E volete sapere con chi? Rullo di tamburi! Activision! Quelli di Call of Duty, i quali, sentite la proposta di scrivere un vinile, lavorare con Paul McCartney, composizioni, sinfonie corali, hanno detto: ma chi cazzo se ne frega? Inutile dire che Martin O'Donnell se le sia presa un pelino sul personale, avendo visto anche come Bungie non è che abbia insistito più di tanto per far cambiare idea ad Activision. Nel trailer di debutto di Destiny, nelle 3 del 2000 e qualcosa, Activision sostituisce anche la musica di Martin O'Donnell per metterci qualcosa di loro. Comincia qui l'inizio della fine. Martin O'Donnell twitta i seguenti messaggi: tanto per essere chiari, il trailer ufficiale di Destiny non l'abbiamo fatto noi di Bungie, lo ha fatto quella compagnia che vi ha portato Call of Duty. Sono veramente orgoglioso del lavoro svolto dal laborioso team Bungie. Questo trailer è stato fatto da Activision. Ricordiamoci che in questa fase Martin è assunto e rappresenta a tutti gli effetti lo studio Bungie. You're perfect. Just keep on going. I dirigenti cominciano quindi a preoccuparsi, chiedendosi se i rapporti tra il compositore e il loro nuovo partner Activision possono andare man mano a peggiorare. Colpo di tacco definitivo a Martin O'Donnell, proprio non va giù di non aver potuto far sentire ai suoi fan Music of the Spheres. Per questo motivo, sul subreddit di Destiny, attraverso un profilo falso, Martin O'Donnell pubblica il link alle sue tracce. Autotrapela quindi il suo lavoro. Sembrerebbe un piano perfetto per evitare problemi legali con Activision rimanendo in incognito. Peccato però che un moderatore del forum, non capendo bene che cosa avesse linkato, decide di eliminare il post, ammonendo questo utente sconosciuto. Tutto stizzito, allora Martin gli risponde: oh, ma che cosa mi dici il post? Ma lo sai con che cazzo stai parlando? Copertura saltata, palle girate, commentino su Twitter riguardo a quanto Reddit sia una merda e tracchete, parte la denuncia da parte di Activision. Ricordiamoci che Martin è ancora dipendente Bungie. Ma quindi per quale motivo Martin non avrebbe potuto pubblicare la sua stessa sinfonia? Beh, la risposta a questa domanda è molto semplice e riguarda tutti i compositori, ovvero le royalties. Quando viene scritto un brano per qualcuno, bisogna decidere se tenersi o meno i diritti del pezzo composto. Solitamente, per un guadagno minore, si può decidere di tenerseli. Solitamente, per essere sicuri di essere contattati in futuro da un'azienda, per un guadagno maggiore in caso di successo del brano. Insomma, le ragioni possono essere svariate. E comunque, nella maggior parte dei casi, specialmente quando si trattano di hit, conviene tenersi i diritti. Il problema di questa colonna sonora di Destiny è che appunto Martin non si è tenuto i diritti, ovvero è stato pagato tot denaro per creare un qualcosa che sarebbe stato poi di proprietà dell'azienda. Per questo motivo, alcuni giorni dopo questa autotrapelazione, Martin è stato costretto a eliminare tutto, autocensurarsi e a pubblicare un video di scuse, che comunque negli anni diventerà un meme e che Martin O'Donnell stesso prenderà per il culo. To whom it may concern.
I do not have and have not had since at least April 2014 the legal authority to possess or distribute non-commercially available material related to Destiny or Music of the Spheres, including material I composed or created while working for Bungie. This material is owned by Bungie. If you posted any of these assets on a website or other publicly available platform, you should remove the content immediately. Da musicisti possiamo benissimo capire la frustrazione che Martin O'Donnell deve aver provato nel vedersi un progetto biennale in collaborazione con Paul McCartney venire così insensibilmente cestinato. Purtroppo però, da un punto di vista legale, c'è poco da dire, se non che fosse dalla parte del torto. Per tale motivo l'ex CEO di Bungie, Harold Ryan, scrive un accordo di separazione insieme al compositore, il quale però finirà per non accettarlo. Rimarrà quindi a lavorare in Bungie come audio director per un altro anno, e a detta di alcuni colleghi con un atteggiamento tossico, negativo, ostacolerà insomma la produzione del gioco. È così che l'11 aprile del 2014 Martin viene definitivamente licenziato senza alcun preavviso. Lo scioglimento delle sua parte di azioni della società e la trattenuta dei vari compensi maturati nel corso degli anni della sua carriera in Bungie saranno le cause che daranno via a una battaglia legale e mediatica enorme. La cosa più divertente di tutto questo è che Michael Salvatori, migliore amico, collega e per tanti anni coinquilino di Martin O'Donnell, ha continuato a lavorare per Bungie fino a qualche mese fa, componendo tutta la colonna sonora per Destiny 2 più i vari DLC. Dopo il suo inaspettato licenziamento, la sua biografia è stata rimossa, venendo sostituita da un agrodolce andato a pesca. What do we want to do? Let's sing. Okay, here we go. The Monk Chant. Come Martin ha vinto? Come ho spiegato prima, qualunque compositore può decidere se trattenere o meno i propri diritti, le proprie royalties, e a quanto pare lui scrisse la colonna sonora per Bungie in cambio di una fetta dei guadagni, trattenendo però appunto le proprie royalties. Essendo ai tempi Bungie sotto Microsoft, la suddetta multinazionale ha detto: vabbè, questo brano l'avete fatto in poche parole per noi e quindi possiamo usarlo a nostro piacimento senza dover minimamente considerare Martin O'Donnell e Michael Salvatori. Facciamo un esempio pratico. Mettiamo caso che voi vendiate delle slot machines ad un bar, stabilendo che il 50% del ricavato entri nelle vostre tasche. Un giorno arriva una grossa catena multinazionale e decide di acquistare proprio il bar dove ci avete lasciato le slot machines. La multinazionale le prende, le mette dove vuole e decide di farci quello che gli pare senza nemmeno contattarvi, pretendendo ovviamente di non pagarvi. Come potete immaginare, questa cosa logicamente non torna tanto, non ha molto senso, se non per Microsoft, la quale, 7 anni dopo aver licenziato Martin O'Donnell in tronco, ha deciso di usare le sue melodie in Halo Infinite, senza pagarlo o neanche contattarlo. Inutile dire che questa situazione al duo Martin e Michael non è che andasse molto bene. Sono state intraprese quindi 2 campagne, una da Martin contro Bungie, dove appunto cerca di riprendersi i suoi mancati pagamenti e la sua fetta di share aziendale, e una da entrambi i compositori contro Microsoft per l'utilizzo illecito dei propri brani all'interno del videogioco Halo Infinite. E per favore, considerate di acquistare questi soundtrack. I soldi saranno di grande aiuto per le mie spese legali. Grazie! La prima causa è stata vinta in tribunale. Martin è stato risarcito di $95,000 di stipendi arretrati e $142,500 per il lavoro svolto su Destiny. Martin è stato anche riconosciuto come uno dei 7 fondatori dello studio Bungie e per tale motivo, seppur licenziato, avrà diritto per tutta la sua vita a uno share dell'azienda, per un valore di milioni di dollari. On Halo 3, it was really cool. We were able to record dialogue in New York, Chicago, Los Angeles, and Seattle. Take 2020 LA Secret Base, take 2. And you, Shipmaster, just glassed half a continent.
Maybe the flood is all I should be worried about. Della causa contro Microsoft più recente non sono state invece trapelate troppe informazioni online. Sappiamo che alle accuse ricevute Microsoft ha contrattaccato in tribunale, facendo notare come Martin abbia postato un sacco di video su YouTube di dietro le quinte, retroscena della creazione del videogioco Halo, che erano però di proprietà Microsoft, e che quindi abbia anche lui stesso violato vari termini di copyright. Al giorno d'oggi sappiamo soltanto che i due compositori hanno postato un tweet in cui dicono di aver risolto i problemi con Microsoft attraverso un patteggiamento amichevole. Possiamo quindi speculare che i due compositori siano stati risarciti più o meno adeguatamente. Che tu sia quindi un giovane compositore o un maestro della musica con 30 anni di carriera alle spalle, occhio al copyright. Scegliete saggiamente se vendere completamente la vostra musica o trattenerne i diritti. Pensate sempre a lungo termine e non fatevi abbagliare da un apparente guadagno facile. Ricordiamoci ad esempio della famosa storia del designer del logo Nike, che insomma ai tempi venne pagato $20 per un logo che adesso viene conosciuto in tutto il mondo. Chissà dove sarebbe in questo momento se si fosse tenuto anche l'1% dei diritti. Ehi tu, se sei arrivato fin qui mi puoi trovare anche su Spotify. Il mio nome è Lorenzo degli Innocenti e ci becchiamo, ciao!